Bentornati ragazzi alle lezioni di storia. Ci stiamo avviando verso l'analisi dei fenomeni della storia contemporanea in Italia e in Europa, quindi siamo proprio nello scorcio finale del nostro programma. Direi che comunque gli argomenti che ci restano sono abbastanza importanti perché sono la chiave che ci aiuta ad aprire la conoscenza del mondo di oggi, come l'epoca del 2000, degli anni 2000 si è andata a sostanziare attraverso avvenimenti che sono accaduti circa 30-40 anni fa. Abbiamo lasciato l'Italia nelle scorse elezioni nel momento in cui ci fu il cosiddetto boom economico, quindi una grande crescita a livello economico, a livello produttivo e soprattutto una nuova impennata di consumi e di occupazione per gli italiani, quindi si viveva in un momento particolarmente felice. Questa curva a un certo punto ha toccato il picco ed è iniziata la discesa. È iniziata la discesa sotto forma di periodi di grande contestazione sociale. Questi sono soprattutto alla fine degli anni 60, così è accaduto nel cosiddetto 68. Il cosiddetto 68 già fu un movimento internazionale, no? Di rivendicazione di diritti di tantissimi generi. In Italia due furono le categorie che manifestarono in modo particolarmente forte. Dapprima gli studenti, due studenti soprattutto universitari, ma anche quelli delle scuole superiori, che chiedevano che cosa? Un cambiamento del sistema scolastico e universitario. Soprattutto gli universitari chiedevano che ci fosse un'università più aperta alle esigenze degli studenti e che non fosse di dominio dei grandi professori universitari e dei grandi rettori. Queste proteste portarono in effetti una serie di riforme. Fu abolito il numero chiuso in alcune facoltà, si aprì ancora di più l'università alle esigenze anche strutturali, quindi facendo parte, gli studenti iniziarono a poter far parte proprio dell'amministrazione dell'università. E per quanto riguarda invece la scuola, gli altri ordini di scuola, si passò anche a una serie di riforme che non mettevano più come la scuola gentiliana al centro l'insegnante, il maestro, ma mettevano al centro il discente, cioè colui che impara. Quindi attorno allo studente si creano i nuovi percorsi di conoscenza. L'altro nucleo delle proteste che fu particolarmente potente fu il cosiddetto autunno caldo del 69, quando tutti gli operai sostenuti dal Partito Comunista e soprattutto dai sindacati iniziarono a fare una serie di grandi manifestazioni contro i principali proprietari delle aziende e soprattutto contro lo Stato, chiedendo che cosa? Chiedendo nuovi diritti, perché era una società che cambiava e che si evolveva, non si poteva rimanere con le tutele di decenni e decenni prima. E quindi ci fu una dura contestazione, grandi scioperi, alcuni dei quali finirono con tensioni, quindi con incidenti. Il Parlamento di quegli anni, negli anni 70, riuscì proprio nel 1970 a prendere in carico queste lamentele, queste grandi proteste, anche queste proposte, e diede vita a quello che fu lo Statuto dei Lavoratori del 1970. Quindi portarono dei grandi cambiamenti. Lo Statuto dei Lavoratori difese e difende tutt'oggi i lavoratori, soprattutto dal licenziamento senza giusta causa, quindi tutela il lavoro degli operai soprattutto e dà anche loro delle garanzie di tipo associativo, cioè ci sono dei luoghi in azienda che sono deputati, grazie allo Statuto dei Lavoratori, alla discussione, alle assemblee degli operai. Altro tema sociale molto importante di questi anni, siamo al 1974, fu il tema del divorzio. Fu approvata per proposta di una serie di deputati cosiddetti laici, cioè dei partiti non legati alla religione cattolica, come poteva essere il partito più grande in Italia in quel momento, che era la Democrazia Cristiana, una legge che prevedeva che in Italia si potesse divorziare. E questo fu chiaramente, dopo l'approvazione di questa legge, si scatenò una controffensiva da parte della Chiesa Cattolica, che sappiamo benissimo è contro l'istituto del divorzio, così come anche da parte della Democrazia Cristiana, che è il partito che era il partito più grande di quegli anni, ma che era anche il partito più vicino alla Chiesa. Fu quindi necessario un referendum attraverso il quale venne chiesto ai cittadini se volevano mantenere o abrogare quella legge, quindi eliminare il diritto al divorzio. E i cittadini italiani
in grandissima percentuale, quasi il 60%, si schierarono a favore del divorzio, e questa fu una grande battaglia sociale vinta dai cosiddetti partiti laici del Parlamento, e quindi fu un colpo inedito, diciamo, alla Chiesa e soprattutto a un'Italia che aveva fino a quel momento, parliamo di secoli, appoggiato un radicalismo cattolico anche nelle leggi dello Stato. Quegli anni però furono anche segnati da un cambio di pagina molto tragico. Iniziò la cosiddetta stagione del terrorismo, gli anni di piombo, la minaccia del terrorismo nero e rosso. Che cos'è il terrorismo? Innanzitutto, come terrorismo noi intendiamo bande criminali che con attentati e con una serie di omicidi vogliono turbare l'assetto dello Stato e vogliono addirittura cambiare il corso della politica italiana. Hanno voluto cambiare. Fortunatamente questo momento sembra essere stato completamente allontanato. C'erano due matrici ideologiche del terrorismo, una cosiddetta matrice nera, quindi legata all'estrema destra, e una cosiddetta matrice rossa legata all'estrema sinistra. Iniziò proprio attraverso l'estrema destra questa strategia del terrore, cioè creare destabilizzazione all'Italia, perché c'era in atto la possibilità di compiere un colpo di Stato di natura militare per evitare che il Partito Comunista, che in quel momento stava ricevendo tantissimi consensi, proprio grazie ai movimenti e quello che stava cambiando nella società, quindi bisognava impedire a tutti i costi che i comunisti potessero governare in Italia. E allora si scatenò una serie di attentati terroristici che furono anche poi finalizzati a dare la colpa ai comunisti, di queste azioni terroriste. E dobbiamo purtroppo ricordare un'escalation che ha visto protagonista alcune delle più importanti città italiane, come ad esempio Milano nel 1969 con l'attentato a Piazza Fontana, nel 74 a Piazza della Loggia di Brescia, fino ad arrivare al 1980 a Bologna, alla bomba alla stazione di Bologna, che fece tantissime vittime. E questa strategia del terrore fu combattuta poi dalla politica. Come? Attraverso un'inedita strategia di alleanza. Noi siamo stati abituati dal 1948 fino proprio alla metà degli anni 70 a vedere due blocchi politici che si affrontavano, che erano Partito Comunista e Democrazia Cristiana, antitetici in tutto e per tutto, ma in quel momento storico, nel momento in cui il terrorismo stava bussando forte alle porte della democrazia italiana, queste due forze si misero insieme per cercare di combattere il terrorismo, che, ripeto, non fu soltanto terrorismo di matrice nera, di estrema destra, perché in quegli anni si affacciarono anche le cosiddette brigate rosse, legate cioè a una estrema sinistra, chiaramente non quella del Partito Comunista, ma ancora più a sinistra, cosiddetta extraparlamentare, perché già vedeva addirittura i comunisti come troppo moderati, che tentò di far saltare un dialogo storico. Attraverso tutta una serie di attentati, di omicidi politici, di scrittori, di giornalisti, di sindacalisti, arrivarono i brigatisti fino a colpire uno dei centri politici più importanti, che era la presidenza della Democrazia Cristiana. Fu rapito nel 1978 e poi ucciso Aldo Moro. Aldo Moro era una figura molto importante, perché era una figura chiave, era colui il quale all'interno della Democrazia Cristiana stava cercando di dialogare col Partito Comunista e di dire: beh, guardate, è cambiato il mondo, sta cambiando la società, vediamo se ci sono dei punti in comune in cui Democrazia Cristiana e Partito Comunista possono ragionare e quindi creare soluzioni insieme. Molti nella sinistra extraparlamentare non volevano un imborghesimento, quindi una sorta di perdita delle radici di sinistra del PC in un'eventuale alleanza con la Democrazia Cristiana, e anche tanti della Democrazia Cristiana non vedevano di buon occhio questa alleanza. Tutto ciò fu, praticamente questa alleanza fu buttata alle ortiche nel momento in cui venne rapito e ucciso Aldo Moro. Aldo Moro, che poi fu giustiziato, e la sua morte però rappresentò un grande momento di unità nazionale in cui tutte le forze politiche iniziarono a darsi figuratamente, metaforicamente, una mano per uscire fuori da quella notte della Repubblica terribile. 10 anni terrificanti, fatti di attentati, di omicidi e di terrorismo. Che fu superato il terrorismo con, innanzitutto, come vi ho detto prima, la vicinanza delle istituzioni tra loro, ma poi anche con il varo di leggi speciali, delle leggi che hanno permesso di essere molto forti e molto duri contro il terrorismo e quindi eradicarlo anche attraverso operazioni di polizia molto importanti.
Quindi in Italia il terrorismo è stato sconfitto nella prima metà degli anni 80. E veniamo adesso a ciò che ci interessa, quindi questi anni 80 che furono anticipati da un'altra rivoluzione sociale. Dovete immaginare che dopo il divorzio fu aggiunto un nuovo tassello nelle lotte, diciamo così, anche culturali italiane, sarebbe dire la legge sull'interruzione volontaria di gravidanza, sarebbe dire l'aborto. La cosiddetta legge 194, che in effetti è una legge molto più complessa di quella che si racconta, che è una legge che si occupa di evitare che si arrivi all'interruzione di gravidanza, sostenere anche la maternità, e tutta una serie di importanti riforme. Ovviamente in questa legge, nella 194, c'era la depenalizzazione, cioè non si faceva carcere, non si pagava a livello penale nel momento in cui una donna decideva di ricorrere all'interruzione volontaria di gravidanza. Questo, ancora una volta, la Democrazia Cristiana e la Chiesa Cattolica la videro come chiaramente un affronto terribile a tutto ciò che sta alla base del cattolicesimo, soprattutto. Cioè interrompere la gravidanza e quindi sopprimere, secondo la Chiesa, la vita nel momento della sua articolazione iniziale. Anche qui si ebbe un referendum, e un referendum che bocciò che cosa? Chi voleva abolire la legge 194. Quindi fu mantenuta dagli italiani ad ampia maggioranza la possibilità di abortire da parte delle donne senza pagare conseguenze penali. Chiaramente noi stiamo parlando di un'interruzione volontaria di gravidanza entro un certo range di tempo, con delle garanzie. Qui ovviamente non era una legge che regolarizzava qualunque aborto, quindi che sia molto chiaro questo dettaglio. E quindi attraverso questa legge si fece un altro passo ulteriore verso la laicizzazione delle istituzioni democratiche della legge italiana, che poi furono completate attraverso anche una serie di riforme del codice della famiglia, per esempio con la parità di fatto tra uomo e donna, i diritti garantiti delle donne, delle mogli e dei figli, quindi strappando a quello che era il maschilismo iniziale anche del codice che regolamentava il diritto civile per ciò che riguardava la famiglia. Gli anni 80 si portarono via anche grandi leader di partito. Difatti, se noi pensiamo alla scomparsa di Enrico Berlinguer, che rappresentava per il Partito Comunista non soltanto un leader carismatico, ma anche incarnava quello che era l'intransigenza dei comunisti per la questione morale, quindi contro la corruzione, contro ogni tipo di utilizzo delle istituzioni democratiche in altro senso. La morte quindi di Berlinguer rappresentò un momento di flessione per il Partito Comunista. Così come la morte di Aldo Moro, come abbiamo visto prima, portò ad una chiusura della Democrazia Cristiana. Ma in questo panorama stava emergendo un altro leader, un leader del Partito Socialista che era Bettino Craxi, che fece in Italia negli anni Ottanta una serie di riforme che da una parte modernizzarono lo Stato, dall'altra tentarono di mantenere fuori l'Italia da quello che era il dominio statunitense di quel periodo storico, ma anche riuscì a bloccare la crescita esponenziale del Partito Comunista. Quindi Craxi si attestò come un leader socialista, ma che non era proprio del socialismo europeo, cioè non era un grande leader di sinistra, era un leader socialista che spingeva per bloccare il Partito Comunista Italiano e contemporaneamente si alleava con altri partiti molto moderati, di centro, diremmo oggi, quindi per mantenere insieme un assetto stabile della Repubblica Italiana. Vedremo nella prossima lezione che però anche Bettino Craxi e il Partito Socialista poi furono travolti all'inizio degli anni 90 da quel grande scandalo che fu Tangentopoli. Ultima considerazione che dobbiamo fare è che gli anni 80 hanno rappresentato un momento molto importante in cui lo Stato finalmente ha reagito contro la criminalità organizzata, contro la mafia. Ha iniziato la sua battaglia in Sicilia contro Cosa Nostra con il cosiddetto maxi processo, cioè il più grande processo in fase iniziale contro
le cosche siciliane, quindi contro la mafia siciliana che fu ufficialmente riconosciuta come associazione a delinquere. E a questo filone di inchieste e di grandi passi avanti dello Stato contro la mafia si deve alle due figure, grandi figure carismatiche, due giudici coraggiosissime che vengono fortunatamente ricordati anche oggi per il loro lavoro incredibile, che sono stati Falcone e Borsellino, che vedremo anche nella prossima lezione. Purtroppo sono stati uccisi nella strategia di vendetta da parte della criminalità organizzata poi negli anni 90.